Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Lorenzo, mi senti? Lorenzo Cremonesi. Sì, buongiorno. Ben trovato, sono contenta di ritrovarti. Buongiorno. Voglio ricordare, con il tuo permesso, che il 12 maggio esce il tuo nuovo libro, Guerra Infinita, e mi fa piacere, francamente, ricordarlo. Grazie. Senti, grazie dove, molte, dove grazie sei molte esattamente? Io mi trovo, sono uscito da poco dal Donbass, da 2 ore, dove ero per seguire la battaglia, diciamo, sul fronte orientale, e sono venuto qui a Zaporizhia, sono qui al centro di accoglienza dei profughi, degli sfollati che scappano dalle zone del sud e quindi anche da Mariupol, e dove dovrebbero arrivare questi 4, da seconda delle fonti, da 4 a 7 autobus. Del grande numero, invece ne parlava addirittura di 90 originariamente, che sono riusciti faticosamente ieri a lasciare Mariupol carichi di civili, donne e bambini, e che percorrono circa 400 chilometri, hanno dormito a Berdyansk questa notte, quindi a una 50 di chilometri da Mariupol, e adesso stanno arrivando qui finalmente nelle zone ucraine. Senti Lorenzo, perdonami, siccome ne parlavo anche io prima, nel senso che raccontavo appunto di questa litania di bus, che a un certo punto abbiamo visto le immagini, no? Questi 90 autobus, tu dici ne arriveranno 3-4, sono partiti da Mariupol, lo faccio vedere con la cartina così a casa ci capiscono il percorso che tu ci hai indicato, partono da Mariupol e stanno arrivando a Zaporizhia, giusto? Fai pure vedere, perché è una strada, c'erano fino a ieri diverse possibilità, la strada che ha usato nel passato i corridoi umanitari da Mariupol era di salire direttamente lungo il Donbass e quindi stare più a est per poi spostare, quindi uscire a est di qua. Invece hanno fatto questa strada di circa 400 chilometri, e cioè Mariupol, Berdyansk, che è l'altro porto a una 50 di chilometri, hanno dormito lì questa notte, non so, e oggi hanno percorrere altri 300 passando per Melitopol, che si vede lì sulla cartina, e c'è il passaggio addirittura, quindi fanno così e poi salgono? Esatto. Quindi fanno questa linea qui e poi salgono. Adesso mi è chiaro. Fanno una specie di lungo semicerchio. Ecco. Ma tu che idea ti sei fatto? Che perché sono così pochi? Si parlava di 6.000 persone che sarebbero uscite con tutti quegli autobus. E invece sono poche centinaia, a quanto pare, no? Sì, infatti. Ma per tanti motivi. E qui, io non sono là, e quindi non voglio... Perché poi c'è propaganda da una e dall'altra parte. Certo. Quindi non voglio... insomma, è chiaro che poi cadere nelle trappole dei vari portavoci, direi che c'è grande fumo come sempre nelle guerre. Comunque, se ho ben capito, hanno avuto grandi difficoltà, perché nonostante quello che dice Putin, a Mariupol si sta continuando a combattere, è una zona estremamente pericolosa. Quindi tra l'altro non c'è linea telefonica a Mariupol, quindi è anche difficile sapere. Cioè, quindi non è detto che loro sappiano che c'è il corridoio umanitario. Lo conferma la CNN adesso. No, io e che escano dai rifugi nei quali magari stanno vivendo da un mese. C'è dei passaparola, c'è quello più fortunato. Comunque sia, anche sembra che i russi abbiano bloccato questi autobus. Non è vero che li hanno fatto partire tutti, c'è stato un lungo processo di selezione delle persone che dovevano partire. Non dimentichiamo, e qui non è propaganda, che comunque le unità russe che controllano quella strada sono sostanzialmente ceceni, che sono, come sappiamo, molto crudeli. Noi abbiamo avuto dei racconti terribili di spari a bruciapelo contro le auto cariche di bambini da parte dei militari ceceni, sia nella zona di Mariupol, sia ancora ai tempi della guerra di Kiev, a Bucha, eccetera. Sono loro che sono macchiati dei crimini più gravi. Quindi anche questo, io so che i profughi che mi parlano qua, io ho incontrato dei profughi qui a Zaporizhia che erano usciti da Mariupol nelle settimane scorse, e loro hanno il terrore di questi ceceni che tirano fuori la gente, eccetera. Comunque, insomma, quindi sono partiti all'origine molto pochi, probabilmente non c'erano neanche tutti gli autobus promessi, e nel processo, in questi 300 chilometri poi da Berdyansk, ne sono stati fermati ancora,
e quelli che sono riusciti a filtrare sono appunto questo numero qua. E poi ripeto, per ora io sto parlando di voci, noi abbiamo una fonte militare. Ah certo, certo, tu dici finché non li vedo non so neanche se è vero finché questo. Finché non li vedo non ci credo. Chiaro, comunque chiaro. Una fonte militare ucraina ci dice, io sono qui da un'ora, anzi di più, qui al campo, è un grande supermercato qui alla Senti, alla ti posso chiedere di... Lorenzo, una promessa, se non ti rompiamo troppo le scatole, magari se noi siamo qui fino alle 5, se poi dovessero arrivare e ci dai conferma che sono arrivati, per noi sarebbe importante, perché almeno facciamo sapere a casa che quel percorso lì è finito. Però ti devo chiederti ancora due cose in assoluta velocità. La prima, ti chiedo, leggevo stamattina del tuo pezzo a proposito del Donbass, e tu rilevi una cosa molto importante, dici lì usano anche l'aviazione, cosa che non hanno fatto ad esempio a Kiev o altrove. Sì. Che idea ti sei fatto? Perché così? Prima domanda. Sì, cioè, io proprio posso testimoniarlo, tanto c'è un video che ho fatto, perché ieri ero proprio 5 km dalla linea del fronte di Donetsk e ho visto proprio delle classiche crateri di bombe d'aviazione che sono molto circolari, sono molto regolari, spesso invece le bombe delle artiglerie, molto... molto diverso. E quindi sì, usano l'aviazione. Ma allora perché? Perché i russi prima di tutto hanno imparato la lezione. I russi hanno subito dei rovesci clamorosi, no? L'abbiamo detto tante volte. Cioè, sì. È clamoroso quello che ha detto Putin. Veramente ha sbagliato tutto. Cioè, questo quello che è avvenuto è un danno per l'immagine dell'esercito, della Russia, terribile, gravissimo. E comunque hanno imparato la lezione, quindi adesso non muovono più le truppe corazzate senza il controllo del cielo, che nella zona del Donbass è molto più semplice, perché gli ucraini avevano concentrato tutte le armi che hanno ricevuto anche dagli occidentali e i vecchi sistemi russi che avevano gli F-300, che sono questi sistemi ancora degli anni di 20 anni fa, che loro hanno, che sono stati comunque efficienti per controllare Kiev, ma non ne hanno sufficienza per controllare i cieli del Donbass contesi dal 2014, e quindi comunque l'aviazione la usano almeno a ridosso del Donbass stesso. E poi un'altra cosa che ho rilevato è che nonostante la retorica che arriva da Mosca, loro non avanzano, o meglio, o comunque sono avanzati, fanno un molta fatica. Sì, abbiamo qui con noi il professor Breccia che ci ha illuminato su questo e ci ha spiegato le questioni. Grazie allora davvero, quindi, Lorenzo, grazie per averci aiutato a capire cosa sta accadendo, poi magari proviamo a risentirti appunto per sapere del destino di quelli che si sono mossi da Mariupol. Alessio? Arriva la conferma a quello che ci raccontava Lorenzo Cremonesi.